Benvenuti ragazzi con un nuovo episodio delle applicazioni misteriose, la serie in cui vi parlo del lato oscuro dei nostri telefoni. Oggi vi parlerò della storia di un ragazzo, una storia realmente accaduta proprio qui in Italia, una storia che mette i brividi perché si tratta di qualcosa che potrebbe succedere ad ognuno di noi. Prima di cominciare a raccontarvi la storia però volevo invitarvi a lasciare un mi piace, a raggiungimento di 20.000 mi piace sotto questo video uscirà un nuovo episodio delle applicazioni misteriose. Detto questo, mettetevi comodi e godetevi questo video. Questa storia parla di Andrea, un giovane uomo di 30 anni, appassionato da sempre di misteri e del paranormale. Decise di scaricare un'applicazione sul proprio smartphone. L'applicazione si chiama Ouija Table e simulava appunto una tavola Ouija sui nostri cellulari, che funzionava attraverso i sensori del nostro telefono, captando le onde elettromagnetiche intorno a noi. La tavola Ouija, per chi non lo sapesse, è uno strumento che è sempre stato utilizzato per comunicare con gli spiriti, ma è molto pericoloso perché alcune volte può capitare che lo spirito rimanga imprigionato insieme a noi. E che possa fare dispetti e comportarsi in modo spiacevole, facendoci vivere nel terrore. Quando Andrea scaricò l'applicazione, nei primi tempi non notò nulla di particolare. Riceveva messaggi e parole che non avevano alcun senso. Per questo motivo non si preoccupò affatto di utilizzare l'applicazione. Pensava che i messaggi di pericolo scritti nelle istruzioni dell'applicazione fossero stati creati solamente per mettere curiosità alle persone e portarle così a scaricare l'applicazione. Ma purtroppo non era affatto così. Il ragazzo, dopo un po' di utilizzi, notò che iniziava a ricevere messaggi reali e di senso compiuto, ma solo quando si trovava da solo in un luogo chiuso, come nella sua camera o in un'automobile. I messaggi che riceveva dall'applicazione descrivevano esattamente quello che lui stava facendo in quel determinato momento. Molto spesso quando Andrea utilizzava l'applicazione riceveva messaggi che lo invitavano a spostarsi in altri ambienti, come in cantine o scantinati. Ma il ragazzo pensava che l'applicazione ancora non funzionasse realmente, finché non ricevette un messaggio in cui veniva chiamato con il suo nome di battesimo, che riportava un fatto accaduto nella vita del ragazzo che lui non aveva mai raccontato a nessuno. Andrea, per capire cosa stava succedendo, continuò ad utilizzare l'applicazione, ma solo quando si trovava all'aperto e non in luoghi chiusi da solo. Iniziò a ricevere messaggi sempre più chiari in cui venivano citati anche i nomi dei suoi familiari. Ma la goccia che fece traboccare il vaso fu quando l'applicazione lo invitò a parlare a voce con il proprio telefono. E questo era assurdo perché l'applicazione stessa non prevedeva la possibilità di un dialogo telefonico. Dopo questo assurdo evento, Andrea decise di rimuovere definitivamente per sempre l'applicazione dal suo dispositivo. La cosa più terrificante però è che ancora oggi è possibile scaricare questa applicazione, perché è presente tuttora negli store. Infatti basta andare nell'App Store per poterla trovare. Eccoci qui nell'App Store, ora basta cercare l'applicazione Ouija Table e il risultato è esattamente l'applicazione di cui parlava Andrea, perché lo sviluppatore è lo stesso, ovvero Digital Press. Io ho scaricato l'applicazione ma non ho alcuna intenzione di provarla, mi limiterò semplicemente ad aprirla, perché insomma, uomo avvisato, mezzo salvato. Appena avviamo l'applicazione possiamo trovare questo messaggio che ci dice chiaramente: attenzione, questo non è un gioco. Ci basterà cliccare su Spirit Session per avviare la tavola Ouija. Ci basterà cliccare su Sessione Spiritica per avviare la tavola Ouija, la stessa di cui parlava Andrea. Sconsiglio vivamente a voi di fare una cosa del genere. Ok ragazzi, anche per questo episodio delle applicazioni misteriose direi che può essere tutto. Quello che colpisce di più di questa storia è che è reale e che può succedere ad ognuno di noi questa cosa, perché è sufficiente scaricare questa applicazione. Io ora direi che la elimino e che non la riscaricherò mai più sul mio telefono. Quindi spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare tanti mi piace, al raggiungimento dei 20.000 mi piace uscirà il prossimo episodio delle applicazioni misteriose, ma vi invito anche a lasciare tanti commenti qui sotto in cui mi consigliate altre leggende.
Vi invito a seguirmi sulla mia pagina Facebook, trovate il link in cima alla descrizione. Iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Quello di cui vi parlerò oggi non è esattamente un mistero, ma una macabra sfida che sta spopolando sul web. Si tratta della Charlie Challenge.